Primo esercizio, quindi prima versione, che è uno squat dove io mi metto qua già in posizione e devo semplicemente fare un'apertura laterale. Quindi da questa posizione rimango qua, ferma, e da qua apro, torno, apro, torno, apro, torno. Ma siccome io so che voi siete birichine, so che state facendo finta di non aver visto che io faccio un molleggio qua con i glutei ogni volta che mi sposto. È vero che non avevate visto questo molleggio? Mi conosco ormai, eh? Quindi guardate qua il molleggino che c'è, che va a intensificare questo lavoro, che lo fa diventare ancora più forte questo stimolo. Molleggio, 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 hop, 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 hop. Quando faccio questo molleggio, tutto il peso del mio corpo si sposta sia da un lato che dall'altro, ok? Quindi guardate, mi sposto, il peso viene qua, da questa parte, peso in centro, peso dall'altra parte, va bene? Questo mi farà lavorare benissimo gambe e glutei. E qui c'è una cosa importante che vi chiedo tutte le volte, vi chiederò anche adesso, quando faccio questo spostamento e il più possibile cerco di tenere caviglie e ginocchia allineate. È normale che si sposti un pochino in avanti, ma la cosa importante è che non deve mai, mai superare la punta dei piedi, ok? Ginocchia non supera mai la punta dei piedi. Lasciate bene dietro i glutei e spostatevi così da un lato e dall'altro. Se sono principiante, sai cosa faccio? Scendo qua e rimango in questa posizione, ferma. E questo si chiama un esercizio isometrico, vuol dire che c'è contrazione muscolare, c'è movimento, ma... Scusate, c'è contrazione muscolare, ma non c'è movimento, va bene? Per cui il muscolo lavora lo stesso. Perché per le principianti questo è più facile? Perché è più facile mantenere una buona postura se sono ferma che se aggiungo il movimento, ok? Quindi le principianti cominciano così e le altre fanno lo spostamento laterale. Un bel respiro, espira, e su, espira, vai su, ancora questo ultimo, allungo bene verso l'alto, su, 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 e da un lato, vai, 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 senti allungare bene tutto, che meraviglia, oh, il sabato, dai, per iniziare bene proprio il fine settimana, non c'è niente di meglio che un allenamento, vai le spalle, dietro, vai, hop, uno, due, uno, con le gambe, vai, 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 e uno, due, uno, due, pam pam, vai, 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 hop, hop, bravi, gambe dietro adesso, guarda, tallone, tallone, dietro, dietro, vai, 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 ancora, uno, due, uno, due, hop, 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 ginocchio in su adesso, su, su, in alto, avanti, in alto, vai, su e aggiungiamo il gomito così, hop, hop, uno, due, uno, due, come siete scordinate, non ci credo, ma tranquille, la coordinazione migliora anche quella col tempo. Vai, 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 seguitemi, fidatevi. Adesso facciamo doppio indietro, così doppio. Uno, due, uno, due, dietro, dietro. Vai, vai, uno, due, uno, due, hop, hop, avanti doppio. Su e su, su e su, su e su. Vai, vai, uno, due, uno, due, muy bien, facciamo dietro e alterniamo, guarda, doppio dietro e poi doppio in avanti, hop, hop,
Hop, doppio indietro. Uno, due, uno, doppio in avanti. Vai. Adesso lo faremo singolo. Singolo, 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 singolo. Vai, vai. Hop, hop. Uno, due. Lo so, vi state facendo un nodo. Vai, ok, state qua. Chiudo, apro, respira. Cominciate a sentire un po' di caldo, vero? Spero proprio di sì. Proviamo questo, guarda questo che vi fa riscaldare ancora un po'. Hop, hop. A riduzione, dove io sento i glutei. Il piede guarda in avanti e anche il ginocchio non è girato verso l'alto ma è dritto in avanti, ok? Poi sollevo le braccia, su, 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 così, vai, hop, 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 su, 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 perfetto, stiamo qua ancora. Ah, com'è, vi state riscaldando, vero? Sì, lo so, lo so. Ci mettiamo così di lato, un pochino, diagonale. Facciamo un calcio avanti, tocco dietro, calcio avanti, tocco dietro. Hop, e muovi le braccia, hop, vai, hop, e vai. Dai, che facile, vero? Qui facciamo un ginocchio qua, piccolo, su, 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 su. Sempre con le braccia che si muovono anche quelle. Vai, su, 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 su e cambio. Torni in mezzo, ci giriamo di leggermente diagonale dall'altra parte e facciamo il calcio anche qua. Calcio, dietro, hop, dietro con le braccia, vai, dietro, hop. Vai, hop, e nota come stiamo muovendo tutte le articolazioni, tutto il corpo, le braccia, le gambe, i piedi, vai. Ok, adesso facciamo ginocchio qua, su, 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 ancora, 4, vai, 3, vai, 2, hop. E stop, ok, respira, molto bene, e ora si parte, primo movimento, faremo squat aprendo lateralmente, piccolo molleggio. 3, 2, 1, go. Apro, chiudo, apro, chiudo, se sono principiante sto ferma, Hop, vai, hop, vai, hop, e uno, due, uno, vai con questo molleggio, vai. Two, one, stop. Three, mi state divertendo un sacco? One, lo so, go. Lo so. Vai, apro, chiudo, apro, chiudo, respira. Vai, hop. E hop, vai con questo molleggio, ragazzi. Molleggio. One, vai. Com'è, si sente? Two, one, questo è il terzo giro, ragazzi. Qui sta passando in fortissima il tempo, Respira. Vai. Fate bene questa insistenza verso il basso. Tenete il peso del corpo indietro sui glutei. Stop. Ultimo giro. Dai. 3, 2, 1, go. Che vi siete divertite. Apri, chiudo. Peso del corpo là dietro. Mi raccomando. Cariche sulle gambe. Abbassa bene i glutei. Squilibrate gli angoli indietro. 3, 2, 1, stop.